droga all'isola dei famosi, Eva non si ferma, entra in gioco un altro naufrago. Nuove scioccanti rivelazioni da parte di Avenger, ecco cosa ha detto l'ex attrice a luci rosse. Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni dell'Isola dei Famosi, in onda ogni martedì su Canale 5. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, insieme a Bossari e alla Venier, continua a portare grandi ascolti alla rete ammiraglia. Stasera, come ben sanno gli appassionati, il reality non sarà trasmesso in quanto è stato spostato a domani. Durante la puntata di Domenica Live, Barbara D'Urso ha intervistato la signora Avenger, che dopo aver riconfermato di nuovo la sua tesi su Francesco Monti ha tirato in ballo una nuova concorrente. Scopriamo insieme cosa è accaduto. Eva accusa Monte di aver portato droga sull'isola. Le accuse di Avenger continuano a far tremare la produzione. La donna, infatti, la scorsa settimana ha dichiarato in diretta TV di aver visto Monte far uso di sostanze stupefacenti e di aver avvisato la regia. Malgrado tutto, stando alle sue parole, nessuno ha preso i giusti provvedimenti e per tale ragione ha voluto denunciare la questione proprio davanti tutta Italia. Per l'ex star a luci rosse, purtroppo, sono arrivate addirittura delle minacce sia a lei che alla sua famiglia, in particolar modo dopo le confessioni fatte a Striscia la Notizia. Cosa succederà? Francesco verrà accusato? Eva rivela nuovi particolari sul caso Monte. Durante il suo racconto avvenuto direttamente negli studi di Barbara D'Urso, ieri pomeriggio Eva ha affermato di aver sentito un forte odore di canna e a quanto pare anche gli altri naufraghi si sarebbero lamentati. Come da contratto, la donna ha precisato di non aver potuto lasciare la casa e di conseguenza ha continuato il suo percorso. Un'altra persona, però, è stata interrogata sui fatti, ovvero Cecilia Capriotti. Quest'ultima ha affermato di aver sentito uno strano odore lontano da quello delle sigarette, e che anche altri concorrenti avrebbero fatto uso della stessa sostanza. Inoltre, sempre durante il suo racconto, la madre di Mercedes ha tirato in ballo pure Francesca Cipriani. Stando alle sue parole, l'ex concorrente del Grande Fratello è a conoscenza di quanto accaduto, ma lei ed altri non parlano per paura di ricevere ritorsioni, proprio come sta accadendo alla sua famiglia. Come finirà questa storia? Quale sarà la verità? Al momento è tutto, non resta altro che aspettare nuovi aggiornamenti. Per tutte le altre news ed anticipazioni sul mondo dello spettacolo e non solo continuate a seguirmi.